È un bel posto, Eivor. Niente male. In cosa posso aiutarti? Sigurd vuole che la tua forgia sia pronta al più presto. Ci serviranno scorte e ricchezze. Ah, significa che dovremo procurarcele. Bene, bene. Mi mancano quei giorni. Saccheggi e razzie, lame insanguinate e scudi frantumati. Ti chiederei di unirti a noi, ma sei l'unico fabbro che abbiamo. Non possiamo rischiare di perderti. Oh, non pensarci. Lavoro meglio di quanto non combatta. Il mio posto è qui, non ai remi di un destriero acquatico. Ma ora che ci penso, ho trovato una mappa nel ciarpame dei banditi, con la posizione delle case di preghiera sassoni. Certo, i banditi sanno anche meglio di noi che i monasteri abbondano di ricchezze. Porta la mappa con te e cerca di farne un uso migliore. Ci manca il necessario per costruire la forgia. Devo radunare gli uomini e andare a razziare. Alzate le orecchie e ascoltate. Per il bene del nostro clan è tempo di depredare. Oggi razzieremo e domani costruiremo. Urrà! Apriremo quei monasteri cristiani come fragili uova di gallina! I sassoni sanno che siamo qui. Cariche, i monasteri saranno sorvegliati. Ah, non troveremo che preti in preghiera, ci scommetto. Continueremo dopo. Tutti arriva! Prendete ciò che potete e siate rapidi! Oppure uccidete chiunque incontriate e prendetevi tutto il tempo! Se la fortuna ci assiste. Alle armi! Scovate i loro tesori nascosti! E uccidete le guardie! Veniva a fuggire. Che il dio della morte vi accolga a braccia aperte. Dio è con me. Ah!
Vi spedirò all'inferno. Tenete sempre alta la guardia! Ciò che serve a Gunn. Ma se c'è dell'altro, meglio prenderlo. È stata una giornata proficua, grazie all'impegno di ognuno di voi. Ora torniamo a casa e scarichiamo tutto. Sei certa che non siano rimaste pepite d'oro in qualche nascondiglio? Sento che abbiamo tutto. Ehi, Eivor! Allora quanti? Come quanti? Dag, non tengo il conto di quelli che uccido. Sono troppi ormai. Come vuoi, forza, più veloce! Io ne ho uccisi 26, credo. Ah, erano una decina quando siamo arrivati, Dag. No, no, dimentichi gli altri. Quelli giunti dalla foresta. Voglio una canzone. Avvolgete la vela! Fermiamoci qui! Silenzio!
Già di ritorno? Spero tu abbia buone notizie. Meraviglioso, Eivor. È più grande e più calda della mia vecchia forgia di Fornburg. Vieni a trovarmi quando vuoi. Per armi ed equipaggiamento sono il migliore. Lo farò, Gunnar. Non dubitare. Ah, oggi gli dèi ci sorridono, Eivor. Sassoni suddividono i loro regni in territori minori chiamati. Eivor! Cosa terrai in questa stanza? La mia arma migliore, poiché questa stanza è tua. Qui potrai riposare, deporre la tua ascia o abbandonarti ai tuoi pensieri. Dimmi, ti piace? Mi si addice. Ma avrei accettato anche di stare con gli altri sul pontile. Non voglio trattamenti speciali. Non è un trattamento speciale. Ti voglio qui, nella Casa Lunga, subito a portata di mano. Anche se sono io lo Jarl, il comando è di entrambi, come sempre. Prendi confidenza con la tua stanza, e quando sarai pronta, ci vedremo alle stalle. Una cassetta per lettere e messaggi. Un letto più confortevole di molti altri. Qui potrò riposare. Non è molto, ma è mia. Al più presto. Contaci, amico mio, sulla via della luce. Che porta alla gloria. A presto, Eivor! Ma perché ora? Dag, ti prego, così deve essere. Sì, e io posso aiutarti. Guardami, guarda queste braccia. Sono una bestia! Che cosa succede? Basim è già in partenza? Anche Sigurd intende andarsene. È davvero così? Sappiamo che i figli di Ragnar sono accampati a nord. Ci sarà utile far loro visita per consolidare la nostra presenza qui. È lì che si è diretto Basim? Ti basti sapere che Basim ha altri scopi. Noi abbiamo obiettivi più urgenti. Andrò nel Leicestershire, in una città chiamata Repton. Eivor, voglio che tu mi raggiunga quando avrai finito qui. Posso venire ora? Mi serve solo un cavallo. Non ancora. Prima parla con Randvi. Ha diversi incarichi da affidarti. Oltre a occuparti dell'insediamento, devi anche pensare a stringere alleanze. Non conquisteremo l'Inghilterra senza amici al nostro fianco. Lasciami venire con te, Sigurd. Sono il compagno ideale per dei lunghi viaggi. No, Dag. Il tuo posto è qui con i razziatori. E ricorda di seguire gli ordini di Eivor. Fa attenzione, fratello. Ti raggiungerò appena posso. Sì. Quanto a me, baderò ai razziatori. Seguire gli ordini di Eivor è una prova? Potrebbe essere. Sigurd è molto saggio.
Preferirei obbedire a un pidocchio. Eivor, la mia stalla è piuttosto modesta, ma se mi aiuterai a migliorarla, ti farò avere bestie formidabili. Una stalla gremita ci sarebbe utile. Vedrò cosa posso fare.